coraggiosissimo relatore che è già venuto qui da noi, e se l'abbiamo richiamato è segno che siamo stati molto contenti, e lui lo sa, però è talmente modesto che a volte mi fa anche arrabbiare, perché un conto è essere modesti, un conto è, insomma, non sapere chi sei. Tu sei una bella persona e quindi ci parlerai. Mi risulta che ti ha impegnato molto, questa. Perché se tutte le sere alle 10:30-11 suona il telefono, io guardo il numero, lo riconosco, dico c'è una slide da controllare, cosa che abbiamo fatto. L'unica serata è stata ieri sera che io, essendo ad arbitrare a Solagna, non potevo darti una mano, però alle 2 di stanotte ho guardato le slide e andavano perfettamente, non avevo dubbi. Allora, Carmine Benintende dell'ospedale, hai due cognomi? Tu? Ho capito, nell'ospedale io ci sono stato 40 anni e meglio. Un applauso. Grazie. Sì, sì, tanto. Tanto, prima di tutto ringrazio tutti voi di essere qui. È veramente un onore, un piacere, ringrazio Giorgio e tutto il gruppo del direttivo che hanno avuto fiducia in me, mi hanno rinvitato per affrontare questo argomento che dovevamo fare qualche anno fa, poi purtroppo invece non è stato possibile. Sì, è stata una cosa impegnativa, tant'è vero che ogni tanto mi veniva l'idea di una paura, ma è un argomento molto grosso e quasi quasi do forfè, chiamo Giorgio e dico no. Però sono caparbio e ho affrontato e ho cercato di approfondire la vita di questo grande uomo, e poi vedremo perché grande uomo, a 360 gradi, perché sono conosciute le sue scoperte, le polemiche, parte della sua biografia, ma molti episodi importanti per quanto mi riguarda, no. E allora ho cercato proprio di dare una visione a 360 gradi. Alcune slide, soprattutto quelle dove si parla della sua biografia, cercherò di essere veloce perché magari le conosciamo, però da alcuni aspetti della sua biografia ho cercato di prendere l'essenza, no? Un po' come diceva Danny, noi siamo delle anime, abbiamo dell'essenza, e quindi cerco di far vedere, scusate, qual è l'essenza di questo grande uomo. Facciamo così. Ok. Allora, partiamo dalla cosa più semplice, che è nato nel luglio del 1856 in un piccolo villaggio di confine della allora era Serbia, ai confini con dell'impero austro-ungarico e oggi Croazia, dal padre, se hai l'altra slide per cortesia, che era un sacerdote ortodosso, e dalla Anna Kalinic. Qui ho messo un po', ho cercato di fare un albero genealogico di Nikola Tesla. Scusate, la mamma era Georgina Giocramabic, Anna Kalinic era la nonna. Scusate l'emozione un po' ogni tanto. Noi vediamo che aveva tre sorelle, un fratello. E ho fatto anche una breve genealogia della discendenza di Danny. No? Questo perché? Perché
nella famiglia Tesla la maggior parte delle persone erano dei religiosi, dei sacerdoti ortodossi, come pure da parte della papà della Georgina. Però c'era anche un fratello di Milutin che era un generale, era un militare. Quindi, per sottolineare che Nikola Tesla è nato e vissuto in un ambiente religioso, militare, fede e disciplina. La disciplina che poi lo porterà ad avere i grandi successi che lui ha avuto nella sua vita. Se possiamo andare avanti. Tesla, cosa vuol dire Tesla? Nella serbo ha due significati: è l'accetta che ha la lama perpendicolare al manico, ma anche personaggi, persone che hanno i denti superiori un po' in avanti, no? Quindi è un po' una caratteristica che molti serbi hanno, quindi rappresenta, questa è una curiosità, tanto un po' per rendere le cose un po' diverse. Andiamo all'altra. Allora, Asmilian è il significato, questo grazie a Danny che l'ho corretto, perché sui vari testi ci sono significati diversi, è il luogo del dolce elicriso, quindi una pianta medicinale che ha, vero Giorgio? E quindi l'essenza. Che è contro la psoriasi, quindi se volete provare a far venire la psoriasi dopo io vi do l'elicriso. Ma i fatti importanti di Tesla sono questi due che rappresento. È nato, così dice la storia, durante un temporale e la levatrice continuava a dire: è un figlio del diavolo, è un figlio del demonio. La madre, con la sua grande fede, diceva: no, è il figlio della luce. E poi, crescendo da bambino, aveva un gatto che si chiamava Machak, con i nomi stranieri sono un po' in difficoltà. E accarezzandolo di notte, lui vedeva che c'erano delle scintille, no? Le scintille elettrostatiche. E quindi restava meravigliato e chiedeva al padre: ma cos'è questa roba qui? E il padre dice: ma no, è corrente, quindi non, pensando che lui fosse piccolo, non potesse capire, non gliel'ha spiegato completamente. E di notte, siccome lui era molto legato a questo gatto lo seguiva sempre, di notte si accorgeva che muovendosi, strisciandosi contro qualche coperta, continuavano queste scintille elettrostatiche e addirittura a volte lo vedeva come se stesse camminando su un terreno bagnato, ma un terreno bagnato di fuoco. E altre volte vedeva intorno a lui fiammeggiare delle fiamme. Quindi immaginate un bambino piccolo di 2 anni, 3 anni, 4 anni che ha queste visioni di cui non riesce ad avere spiegazioni, quindi resta affascinato da queste immagini che lui vede, percepisce, osserva, di cui i genitori o i fratelli, ma anche noi stessi, se pensiamo alla nostra infanzia, su certi fatti naturali che vediamo, non diamo importanza. E questo, secondo me, è l'imprinting di Nikola Tesla. Voi sapete che dal momento
momento in cui veniamo concepiti, nasciamo, e nei primi 6 anni di vita tutto quello che ci avviene diventa la linea guida della nostra vita, indica la traccia dove noi ci muoveremo nella nostra vita, quindi si chiama imprinting dal punto di vista psicologico e della PNL. Quindi è fondamentale ricordarti questi aspetti. Quindi lui dal padre cosa ha preso? Ha preso il senso del dovere, il senso religioso, la volontà, no? Perché il padre di Tesla è stato un riformatore, ha cercato di contrastare gli austriaci, si batteva per la nazione serba e cercava di istruire i ragazzi, quindi portare formazione, farli crescere, perché come tutti gli oppositori, gli austriaci non volevano che i serbi diventassero colti, e quindi il padre di Tesla faceva questo, quindi ha costruito diverse scuole, scriveva diversi articoli, scriveva diverse poesie proprio per diffondere la cultura e far crescere il popolo. Invece dalla madre ha preso la capacità di realizzare le idee, perché la madre in casa costruiva tutti oggetti per facilitare la vita quotidiana, e quindi dalla madre ha preso questo aspetto. Ed è stata fondamentale la madre, perché per istruirlo maggiormente, lei era una analfabeta, quindi non sapeva né leggere né scrivere, cercava di giocare con la telepatia, indovinare il pensiero suo, del figlio, quindi gli ha tirato fuori quello che ogni bambino, come noi da appena nati o infanti, abbiamo. Quindi in questo modo gli ha fatto sviluppare il sesto senso, quello che è al di fuori dei nostri 5 sensi, perché noi con i nostri 5 sensi vediamo 0,001% dell'universo, con gli strumenti tecnologici vediamo soltanto il 5% dell'universo, ma il 95% dell'universo cos'è? Energia, come diceva Denny, è qualcosa di più sottile. Quindi inconsapevolmente, probabilmente, la mamma gli ha dato questo imprinting. Oltretutto gli ha fatto sviluppare anche il senso critico, e poi, vivendo nell'ambiente familiare, un fratello del papà, che era un militare, ma nella carriera militare insegnava matematica, insegnava fisica, e quindi respirava quest'aria. Quindi vedete come l'imprinting di Nicola in un certo senso è stato dato nei primi anni. Possiamo cambiare. Infatti lui poi è riuscito a sviluppare questa fantasia, no? E quindi quando gli parlavano di un oggetto, lui, grazie all'esperienza con la madre, riusciva a visualizzarlo, a creare dentro se stesso quell'oggetto, ma riusciva anche a creare delle immagini, tant'è vero che lui diceva spesso che viaggiava con la mente, lui riusciva a viaggiare. Io non ho viaggiato molto da bambino, però nella mia fantasia, nella mia solitudine, nel mio essere timido, io viaggiavo. Quindi lui a livello mentale viaggiava, ma siccome io un po' vengo, diciamo, da
quello che è lo yoga, da quello che è l'esoterismo, questo viaggiare molto probabilmente era un viaggiare con l'anima nei luoghi. Tant'è vero che lui descriveva luoghi in cui non c'era mai stato. Quindi vedete come è riuscito in qualche modo a realizzare poi quello che lui aveva nella mente. Possiamo cambiare. Le percepiva proprio come qualcosa che aveva visto nel mondo, e sia gli stimoli esterni che interni proprio gli davano questa capacità di fantastica di vederli e realizzare. Però è stato interpretato male, perché quando poi lui è andato in America, poi vedremo che ha suscitato curiosità, i giornalisti o le persone cosa pensavano? No, torna indietro, scusa, ecco, che la sua vita si svolge completamente all'interno della sua mente, dove nascono le idee, dove lui possiede domini assai estesi. Però dopo, da questo aspetto qui, è stato preso per un uomo che era strano, un uomo fuori dal comune, e poi verso la fine della sua vita preso per pazzo. Tant'è vero che il giornalista, in quell'intervista che ha pubblicato, lo chiamava il mago, e allora la parola mago rappresentava qualcosa di non bello, no? Quindi vedete un pochino, possiamo, grazie. E da qui lui ha avuto un sacco di detrattori, perché dal punto di vista psicologico una persona fuori del normale, quando uno pensa in un modo diverso, viene considerato diverso, pazzo. Ma anche perché lui con le sue creazioni creava invidia, gelosia. Tant'è vero che molti suoi progetti sono stati rubati, no? Poi lo vedremo la storia con Marconi più avanti, no? Quindi il suo approccio è stato influenzato dalla sua formazione religiosa, dai suoi amici, dai suoi sostenitori, e in tutto questo lui nella sua infanzia, poi anche da adulto, quando poi è morto il padre, poi la madre, ha sofferto di depressione, e quindi confermava il discorso di essere pazzo, no? Di essere diverso dagli altri. Possiamo cambiare, grazie. Questa è una fotografia emblematica della famiglia Tesla. Secondo voi, in questa foto, Nicola, qual è? Quella a sinistra. E vedete, Kim, cosa vi comunica questa foto? La sua solitudine. Perché il padre puntava sul figlio Dan, che sembrava che era molto più intelligente di lui, e quindi Nicola lo teneva in disparte, lo teneva sotto pressione. Quindi vedete già la foto come emblematica di quello che poi sarà la solitudine di tutta la sua vita. Possiamo andare? Fa gli studi nel ginnasio, prima a Gospic, poi a Graz, a Malibor, con una certa pausa, poi vedremo poi questa pausa. Ma da Smiljan perché vanno a Gospic? Perché il padre, Smiljan è un paese umido, soffriva di problemi di salute, quindi si è fatto trasferire. Ma nel trasferimento il fratello di Nicola amava i cavalli ed è morto
in una cavalcata. E quindi il padre, anziché riconoscere di più Nicola, l'ha allontanato ancora di più, perché pretendeva che Nicola seguisse le orme del fratello Dan. Quindi vedete, anche nell'adolescenza, come veniva sempre allontanato. Ma ancora di più, il padre pretendeva che Nicola diventasse un prete, facesse la carriera religiosa, ma Nicola si è sempre ribellato, perché si era innamorato della matematica, gli piaceva inventare, perché sin da piccolo lui già aveva la fantasia di costruire e di realizzare, quindi voleva fare ingegneria, e il padre l'ha sempre si è sempre opposto a questa idea di Nicola. Quindi era andato a Gospic, poi a Gospic un giorno, rientrando, il padre gli dice: andiamo a fare una battuta di caccia, ma lui, anziché andare dal padre, è riandato a Smiljan, e tornando a Smiljan ha preso la peste, e quindi si è ammalato gravemente, e ha fatto 9 mesi di malattia terribile, di solitudine, e lì il padre cercava di sostenerlo, ma lui peggiorava sempre di più, e a un certo momento il padre, per farlo contento, gli ha detto: va bene, non fai più il seminario, vai a fare ingegneria. Da quel momento lui, in poche settimane, è guarito. Quindi vedete, perché l'anima sua voleva fare qualcosa di grande, per cui lui sapeva qual era la sua missione. Venendo impedito, la sua anima diceva: muori. Quello che succede un po' nel ciclo della vita. E quindi si iscrive all'università, e prima a Graz, poi a Maribor, poi a Praga. Però a Graz succede un episodio, perché strano, perché i suoi compagni di classe erano invidiosi dei suoi grandi risultati, e un giorno incontra un tedesco che gli batte un bastone sulla spalla, gli dice: ma cosa fa in giro? Torna a scaldare la sedia, così ti prenderai ancora tanti gratitudine. E lui è andato in crisi ed è diventato un giocatore d'azzardo, biliardo, carte, e spendeva un sacco di soldi. E cosa succede? Che il padre ritorna, va a trovarlo e gli dice: ritorna a studiare. E lui si scontra fortemente con il padre. Il padre ritorna a Graz, e dopo un po' Nicola viene arrestato come vagabondo e portato a Graz. E per il padre era un disonore, e nel giro di pochi mesi il padre muore, e lui se ne dispiace, però continua a giocare a carte, a poker, a spendere un sacco di soldi. La madre ha un approccio diverso. Dopo un po' va a ritrovarlo e gli porta una mazzetta, un rotolo di soldi: spendi tutti i soldi, così prima li spendi e prima cambierai la vita. Da quel momento lui cosa ha fatto? Ha chiuso ed ha ripreso a studiare. Ma questo anche perché? Perché durante il periodo, quando lui è diventato 17-18 anni, doveva andare a fare il militare, e il padre, per evitare che lui facesse il militare, gli ha fatto fare il disertore, e lui è passato dei mesi in mezzo alla foresta, e in mezzo alla foresta aveva dietro libri, e quindi si era sforzato fisicamente, quindi ha letto tantissimo. No. Questo per dire che
anche da ragazzino lui leggeva tanto, soprattutto la notte con le candele, e il padre spesso gli portava via le candele perché dice ti rovini la vista. Quindi nella fascia dei suoi studi Nicola ha letto di tutto, non soltanto le materie riguardanti l'ingegneria, la fisica, la matematica, ma ha letto di tutto, tant'è che lui era riuscito a imparare 8 lingue, tra cui anche l'italiano. E un'altra cosa importante, quando lui era andato all'università a Praga, perché ha fatto diverse scuole universitarie, ha fatto un corso di psicologia da questo professor Karl Strump, che era uno dei più grandi dell'epoca, ed era uno studio sull'intelletto umano. L'ha fatto perché lui voleva capire come mai aveva queste idee che gli arrivavano da fuori o da dentro e poi voleva realizzarle. Un altro episodio importante, lui durante la scuola a Maribor, un professore di fisica gli faceva vedere uno dei primi motori elettrici a corrente continua che faceva scintille, e lui disse al professore: ma guarda che se togliamo questo tipo di spazzole non fa più scintille, non si scalda. E il professore là dice: sì, tu sei bravo eccetera, ma non è così che si fa. Poi quando lui veramente ha inventato il commutatore togliendo quella roba, le spazzole, il motore non emetteva più queste scintille e funzionava bene. Ed è lì che lui ha compreso che la cosa più importante di tutte è dare forza al proprio intuito. Quindi ha avuto questa grande capacità di... Possiamo andare in un'altra... Mentre studiava, poi aveva delle difficoltà, è andato a Budapest a lavorare e lì ha inventato un amplificatore. Però siccome non riusciva a trovare finanziatori, non riusciva a realizzare quello che lui voleva, è andato in depressione e ha incontrato un amico, questo Gizetti, che l'ha aiutato a venire fuori dalla depressione facendogli fare tanto sport. Poi aveva bisogno di lavorare, si è trasferito a Parigi, dove ha lavorato per la società elettrica Edison, e lì è emerso con la sua capacità, con la sua bravura. E lì riuscì ad osservare la rotazione dell'effetto delle correnti alternate. Quindi lui è lì a Parigi che ha capito che la strada non era la corrente continua ma la corrente alternata, ma proprio perché aveva anche questa grande capacità di osservare. E siccome era bravo, ha tenuto anche delle lezioni all'Institution Electrical Engineers di Londra, perché stava emergendo in tutta la sua capacità anche dialettica, perché era anche un grande e bravo oratore. E a quel punto c'era il direttore di questa società a Parigi che gli ha detto: ma perché non vieni in America che ti faccio conoscere Edison? E quindi si trasferisce in America. E come ha conosciuto Edison? Puoi cambiare. Perché quando è arrivato, con la nave che era arrivato, c'erano dei problemi al sistema elettrico della nave. Lui è stato in piedi tutta la notte,
li ha riparati, e il mattino mentre tornava per andare in albergo ha incontrato Edison, che l'ha preso un po' sotto gamba, non dandogli soddisfazione, però al direttore, a questo Bachelor, che è quello che l'ha portato da Parigi in America, gli ha detto: questo è un grande uomo. Lui però da lontano l'ha sentito, e poi vedremo, vi spiegherò perché l'ha sentito da lontano. E quindi è entrato a lavorare con Edison, è stato all'inizio portato in alto, e Edison gli aveva promesso 50.000 euro e dollari, scusate, se riusciva a sistemare le dinamo, che avevano delle difficoltà, non erano efficienti. Lui è riuscito a fare il lavoro, finito il lavoro, va da Edison e gli dice: dammi i miei 50.000 euro. Ed Edison gli dice: tu non capisci l'ironia americana, non ti do niente. Quindi il primo grosso furto che lui ha avuto dei suoi studi e delle sue capacità. Quindi cosa ha fatto? Si è licenziato e per alcuni mesi è andato a fare il manovale, scavando per terra per fare mettere giù i cavi a $2 al giorno. Quindi anche la capacità di darsi da fare, possiamo andare. Poi viene avvicinato da questi da due personaggi, Benjamin e Vail, che avevano capito la sua capacità di inventare, no? Anche di cambiare il tipo delle lampadine, perché Edison puntava sulle lampade a illuminescenza, mentre lui aveva trovato che le lampade ad arco elettriche davano più risultati, illuminavano di più. Quindi era nato anche questo scontro con Edison, e quindi Tesla accetta, creano una società per fare queste nuove lampadine, per fare i nuovi generatori di corrente. Possiamo cambiare. E queste due persone lo mettono in contatto con Westinghouse, che era in contrasto con Edison. Quindi anche lì si butta a fare questi trasformatori a fase diversa. Qui non vi sto a spiegare tutti gli aspetti tecnici, perché sennò diventerebbe una cosa lunghissima e noiosa. E Westinghouse, con l'aiuto di Tesla, producono dai 500 ai 1000 motori, però non riescono a venderli. Perché non riescono a venderli? Perché ancora le industrie non avevano capito l'importanza della corrente elettrica, e quindi, avendo prodotto tante cose, tante trasformatori, non riuscivano a vendere. Quindi l'azienda di Westinghouse ha cominciato a essere un po' in crisi. Quindi l'ha sostanzialmente licenziato, dicendogli di rinunciare al contratto, perché avevano fatto un contratto che avrebbe avuto $2.50 per ogni cavallo potenza venduta, e arrivava a una cifra di 47.000 euro. Quindi anche qui il secondo fallimento economico. E quindi molla Westinghouse e se ne va. Possiamo andare avanti. Tra una serie di peripezie incontra il banchiere Morgan, che lo aiuta, lo sostiene. Questo già siamo nel marzo del 1901, e Tesla
pur di avere il contratto, cosa fa? Concede il 51% dei proventi dei brevetti a Morgan. Quindi Tesla, pur di realizzare i suoi progetti, cercava finanziatori, quindi era dal punto di vista economico in situazione di debolezza e quindi ha ceduto questi brevetti. E Tesla aveva già in mente la torre per trasmettere energia elettrica gratuita a tutto il mondo, però ovviamente qui è andato in conflitto non soltanto per l'aspetto economico dei proventi, perché se avesse realizzato la torre Wonderclyffe e trasmettere corrente a tutto il mondo, gli industriali, i finanziamenti sarebbero crollati e quindi Morgan gli ha ritirato via il sostegno economico. Ma questo è però che adesso vi dico il mio pensiero. Morgan faceva parte del gruppo dei Rockefeller, dei Rothschild, delle famiglie più importanti del mondo. E quindi la scusa del crollo della bolla economica è un'apparenza, e la scusa, la realtà, secondo me, è tutt'altra. Perché comunque Nicola non ha mai ceduto su quello che erano i suoi principi, è rimasto essere sempre presente con onesto verso se stesso, e quindi non ha ceduto. Quindi anche qui abbiamo un altro fallimento. Possiamo andare avanti? Questa è la torre Wonderclyffe, che serviva per trasmettere corrente a tutto il mondo, ed è stato qui che lui ha inventato il sistema wireless. Cosa avete in mano? I cellulari? Come funzionano? Chi è che li ha inventati? Quindi vedete quante cose ha fatto. Possiamo andare avanti, Giorgio, grazie. Lui aveva anche inventato, attraverso il wireless, la trasmissione radio. Quindi i principi per parlare in tutto il mondo. Tant'è vero che Tesla aveva anche proposto i progetti all'esercito e alla marina americana, ma non era stato preso in considerazione. Evidentemente Marconi, che lavorava per gli inglesi, i quali sono stati un po' più furbi degli americani, l'hanno sostenuto economicamente, no? Perché servivano dei grossi investimenti per realizzare certe cose. E alla fine Guglielmo Marconi ha brevettato la trasmissione radio e ha avuto lui il merito del premio Nobel. Però c'è anche un retrofatto. Nel 1909 The Sun, degli Stati Uniti, un giornale, aveva ipotizzato che il premio Nobel del 1909 sarebbe andato ad Edison e a Tesla. L'anno successivo invece è successo qualcosa di diverso. Tesla ha fatto ricorso alla magistratura e solo nel 1935, ma questo non lo dicono, se andiamo a vedere ancora i giornali di oggi, non lo dicono, invalidò il Nobel a Marconi, perché l'inventore della radio è stato Nikola Tesla.
Tesla ha conosciuto Einstein. Questa è una fotografia che li riproduce insieme, no? Vedete Einstein e Tesla, tutti e due con i baffetti. Ma Einstein l'ha sempre lasciato, non l'ha preso mai in considerazione, perché mentre Einstein sosteneva che la luce non può andare più veloce di 360.000 km al secondo, Tesla sosteneva che era possibile. Ma non era solo su questo che si scontravano, ma anche su tanti altri progetti, e quindi il loro incontro, lo scambio poi che hanno avuto di corrispondenza successiva, è andato verso la rottura dei rapporti tra i due. E qui, in questo periodo qui, ma anche dopo, ma che dura tuttora, molte persone continuano a chiedersi chi fosse il più intelligente dei due, se Nikola Tesla o Einstein. Alla fine arriveremo a scoprire anche questo mistero. Possiamo andare. Ha avuto, come diceva prima Danny, un grosso incontro con Swami Vivekananda. Nel giro che aveva fatto in America si erano incontrati, e Vivekananda è rimasto fortemente impressionato di Tesla, perché Tesla, dal punto di vista scientifico, sosteneva le stesse cose che vengono sostituite nell'induismo: il prana, l'energia sottile, l'energia creatrice. E quindi credo che in questo periodo qui Tesla abbia anche approcciato a quelli che sono i principi della filosofia induista. Ma non è stato l'unico. Voi sappiate che anche Jung, per parlare e per scoprire tutti gli aspetti psicologici, conosceva perfettamente i Veda. Quindi anche per Jung nasce le sue scoperte dai Veda, come per Steiner. Quindi è una filosofia che già 7.000 anni fa, 6.000 anni fa, diceva cose che adesso fisicamente e matematicamente, con la nostra fisica quantistica, vengono dette. Quello che diceva, che ha sempre sostenuto l'induismo, era che anche il tavolo, anche la pietra è energia, e gli inglesi li prendevano in giro, no? C'è un bellissimo passo nel libro di Fridtjof Capra, Il Tao della fisica, dove descrive questo episodio qui. È soltanto con i microscopi atomici che siamo riusciti a capire che anche i tavoli hanno energia. Quindi vedete come il mondo alla fine riscopre le stesse cose seguendo percorsi diversi. Andiamo avanti. Poi è iniziata la sua discesa, perché non trovava finanziamenti per le sue scoperte, i suoi studi, e viveva gli articoli che scriveva, con le poche introiti dei brevetti che gli erano rimasti. Quindi gli ultimi anni, quindi dal 1903 a quando è morto nel 1943, ha vissuto in povertà, ha subito delle cause che ha perso, addirittura c'è stato un giudice che gli ha affidato il giudice cautelare, perché lui non era più in grado di intendere e volere. Quindi ci sono state anche queste vessazioni, no? E la stampa
già dal 1903 non l'ha più sostenuto, mentre prima lo sosteneva, no? Perché ha fatto anche tante, come avrete, saprete, tante conferenze dove aveva avuto successo, no? Quando si è fatto passare la corrente addosso, quando riusciva a illuminare, a far accendere la lampadina senza che ci fosse alcun collegamento elettrico, no? Quindi era osannato. Però poi evidentemente è entrato in gioco tutto l'aspetto della nuova ordine mondiale, che già allora esisteva, già allora cominciava a muoversi, e gli hanno impedito di muoversi. Ma perché? Perché lui non si sottometteva a questi aspetti qua. Per poi il 7 gennaio 1943, anche qui c'è una diatriba. C'è chi sostiene che è morto l'8 gennaio, quindi è morto il 7 o l'8. E subito appena morto è arrivato l'FBI che gli ha portato via tutti i documenti. Gli hanno sequestrato tutto, tant'è vero che il nipote Kosanovic, andando in albergo, nella cassaforte aveva trovato soltanto, non aveva trovato il testamento, ma soltanto una medaglia d'oro che aveva vinto, e alcune foto, nessun scritto, nessun documento scientifico. Però si sostiene che prima che arrivasse l'FBI fosse passato qualcun altro a portare via dei documenti. Se noi andiamo a vedere il periodo storico, il periodo della Seconda Guerra Mondiale, quindi il conflitto tra gli inglesi, francesi e americani nei confronti dei tedeschi e degli italiani, e siccome Tesla era molto vicino ai tedeschi, non è escluso che siano stati i tedeschi a portargli via alcuni documenti, come fra un pochino vedremo. Tutti i documenti di Tesla sono stati portati alla Manhattan Storage Wonderhouse Company, dove sono stati secretati, e sembrerebbe che adesso vengano aperti al pubblico, però non è ancora sicuro. Quindi l'FBI, i servizi segreti americani, hanno documenti che Tesla aveva creato, quindi studi che se venissero portati alla luce, l'umanità sarebbe in condizioni completamente diverse. Possiamo andare avanti? Allora, i brevetti registrati di cui si conosce sono 272, però si ipotizza che lui abbia depositato molto, circa un 700-800 brevetti, che però poi non sono stati riconosciuti. E vedete, qui c'è l'elenco di tutto quello che lui ha inventato, quindi tutto quello che noi abbiamo oggi fra le mani: computer, wireless, raggi X, robotica. È stato un inventore della robotica. Quando lui ha fatto anche il modellino della nave telecomandata, quindi della usare i telecomandi per muovere gli oggetti, li ha fatti lui, è riuscito a cambiare il discorso della corrente elettrica lavorando sul sistema della polifasi, bifase, monofase, no? Quindi ha portato delle grandi invenzioni, la turbina senza pali. Aveva già sin da piccolo l'idea del decollo verticale. Addirittura quando lui era ragazzino, che era ancora al ginnasio, aveva letto un articolo sulle cascate del Niagara, e con
e lì lui aveva immaginato già allora di utilizzare la forza delle cascate per creare corrente elettrica, che poi è stata realizzata con Westinghouse e la sua collaborazione. Quindi già a 10 anni lui aveva già l'idea di sfruttare le cascate del Niagara per creare corrente elettrica e poi distribuirla attraverso la Wonder Drive a tutto il mondo in modo gratuito. Aveva inventato anche la macchina per disattivare i terremoti. È più famosa il discorso del raggio della morte, e poi c'è stato il conflitto tra tedeschi e americani, e oggi noi sappiamo che il raggio della morte esiste, che alcuni eserciti la impiegano. Quindi vedete cosa è riuscito a portare Tesla in questo mondo. Possiamo andare avanti? Allora, Tesla, sin da bambino, aveva i 5 sensi super sviluppati. Tant'è vero, da qui le sue depressioni, le sue malattie, perché non era compreso. Lui addirittura riusciva a percepire l'arrivo di un temporale che era a 800 km. Percepiva il ticchettio di un orologio nel taschino di una persona in albergo a distanza di diverse stanze. Sentiva l'atterrare della mosca sul tavolo. Sentiva lo sferraglio del treno che passava a 50 km. E lui di tutto questo ne soffriva, o addirittura quando passava sotto i ponti sentiva una pressione sulla testa. Aveva un disgusto per tutto ciò che era tondo e soprattutto luccicante, no? Infatti lui tutte le donne che si avvicinavano con i gioielli li allontanava, e questo mi dà l'estro per dire che lui non ha mai voluto sposarsi, perché riteneva che sposandosi non avrebbe potuto studiare, inventare e realizzare le sue invenzioni. Quindi non si è mai sposato. Allora, ricordandoci un pochino di quello che ho detto all'inizio dell'imprinting, se lui aveva i 5 sensi così sviluppate, non è che avesse anche il 6° senso così sviluppato? Perché oltretutto uno dei metodi di oggi di meditazione è quello di fissarsi su un oggetto, su un pensiero, e svilupparlo. Nikola Tesla da bambino, senza conoscere lo yoga, faceva questo. Quindi secondo me questo gli ha dato l'estro di poter andare in dimensioni diverse da quelle della nostra realtà fisica di questo pianeta. Questo lo dico come insegnante di yoga, perché comunque 40 anni che lo pratico e so che esistono queste cose. Andiamo avanti. C'è stato anche questo bellissimo episodio che lui, e l'ho messo apposta questo, nel 1935 in un'intervista, ha detto che in uno dei suoi laboratori ha utilizzato una macchina che emetteva ultrasuoni, e a un certo momento ha cominciato a sentire il terremoto nel fabbricato dove stava facendo questa sperimentazione e negli isolati attorno, e a un certo momento non riusciva più a fermare questa macchina, ha preso il martello e l'ha distrutto. Ci sono state denunce, è arrivata la polizia e lì hanno detto: ma guarda, sarà stato un terremoto così. Quindi i terremoti che stiamo vivendo oggi sono naturali o hanno qualcuno che conosce queste
tecnologie? Sono solo domande, eh? Non prendetemi per complottista, eh? Non prendetemi per complottista, però la tecnologia, vedete, no? La capacità di modificare il tempo, noi ci stiamo lamentando che il tempo sta che non cambia, non piove, piove poco, oppure se piove vengono disastri. Lui sapeva già come muoversi in questa direzione. Studi ripresi anche da Ghina, sia sui terremoti, le valvole di Ghina per evitare i terremoti, o per creare la pioggia, o per creare il secco. E quindi chi ha preso i suoi studi, molto probabilmente queste cose qui le conosce. È un'ipotesi, eh? Soltanto un'ipotesi. Possiamo andare avanti. Grazie. Voi sapete qual è l'esperimento di Filadelfia, del progetto Montauk? Alcuni sì, altri no. Quello che attraverso alcuni strumenti particolari far sparire un oggetto e farlo apparire da un'altra parte. Sfortunatamente, quando hanno tentato questo esperimento a Filadelfia, non è riuscito e hanno trovato la nave alcuni mesi dopo con tutti morti, ma Nikola Tesla era stato chiamato nel 1936 a dirigere questi studi, quindi agli studi della smaterializzazione da una parte e far rimaterializzare dall'altra. Anche questa cosa è poco conosciuta. Andiamo avanti. Poi lui muore, e i suoi documenti, alcuni vengono sequestrati, e molti dei suoi documenti lui li lasciava nei vari alberghi in pegno, perché non riusciva a pagare per impegno dei suoi debiti. Nel 1976 un tizio è riuscito a comprare una dozzina di queste scatole, se le portate a casa, le ha lasciate lì. Dopo un po' di anni li apre, non sapeva neanche chi fosse questo Nikola Tesla, e quelle scatole lì le aveva comprate, non so se per 15 o 20 dollari, una roba di questo tipo qui, e comincia a leggersi questi documenti e pensa che fosse un libro di fantascienza. Poi comincia a approfondire le sue ricerche su Tesla e si rende conto che sono dei documenti abbastanza importanti, e comincia a riscrivere tutto quello che c'era scritto in questi diari, perché erano diari vecchi, cominciavano ad ammuffire, a non vedersi più, ed era riuscito a ricostruire tutto quanto e aveva messo sul computer. A settembre del 1997, a un certo momento sente aprire la porta di casa, va a vedere, erano tre uomini in nero. Uno lo chiama per nome e gli dice: tu quei documenti di Nikola Tesla non li devi pubblicare, perché la tua famiglia è in pericolo. Gli altri due sono stati zitti, osservano soltanto. E lui dice: ma non sono in vendita, non importa, tu quei documenti là non li devi divulgare. Zero non se ne va, lui spaventatissimo chiude, si riprende, apre la porta per richiamarli, erano spariti. Si chiude spaventato, chiude tutte le porte di casa, va nel suo studio, non c'erano più i documenti, non c'erano più i dischetti, vi ricordate i dischetti dei computer, quelli quadrati neri, e il suo hard disk distrutto. Siccome poi questa persona, questo Afri, aveva letto molto, aveva molto, molta memoria, ha riportato quello che si ricordava
nella stesura di questo libro qui. E qua dentro ci sono molti episodi molto importanti che descrivono un po' le cose che io vi ho così accennato. Siamo quasi alla fine. Pensavate che non si fossero? Questa foto è emblematica. Allora, proprio in quei diari, a Colorado Springs, quando lui faceva le prove di trasmissione wireless, aveva percepito dei segnali strani. E a furia di studiarci sopra e di sperimentare, era arrivato a determinare che erano dei segnali alieni. E secondo me non ha avuto soltanto segnali di questo tipo, ma anche qualcosa di più, perché era arrivato a essere spaventato e dire che erano segnali extraterrestri, tant'è vero che lui scrisse al comando della Marina militare americana per dire: guardate qua, cerchiamo di sviluppare il raggio della morte, perché gli extraterrestri potrebbero manipolare e dominare l'umanità. Quindi sono cose che lui aveva scritto, e siccome è stato appoggiato che comunque non era un pazzo e non era neanche un visionario, evidentemente legato anche al fatto del discorso religioso della integrità di non mentire a se stesso e agli altri, quello che lui ha scritto e quello che lui ha detto è senz'altro realtà, e non è escluso da un punto di vista, questa è la mia opinione, che lui possa aver avuto degli incontri one to one con questi esseri di altre dimensioni. Andiamo. Secondo Tesla, queste civiltà vivono da millenni su questo pianeta e sono infiltrate tra di noi e sono, guarda caso, le stesse ipotesi che sostengono Michael Tellinger nel libro Specie schiava degli dèi, che sostiene Semir Osmanagic, quello che ha scoperto la piramide del sole in Bosnia, che è stupenda. Tra le altre cose, la mia amica Cristina sta organizzando per aprire un altro viaggio, gli faccio pubblicità, a Visò. Chi può vada, ne vale la pena fare quel viaggio, perché non è soltanto un viaggio turistico, è qualcosa di molto di più. Ma è anche la stessa cosa che sostiene Mauro Biglino. Quindi Nikola Tesla è stato un precursore anche da questo punto di vista. Possiamo andare avanti. Nikola Tesla sosteneva che si potessero costruire i dischi volanti e aveva fatto dei progetti, guarda caso, progetti che sembrano stati trafugati dai tedeschi, e i tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale avevano già costruito un prototipo sulla base proprio della teoria di Nikola Tesla, perché Nikola Tesla parlava proprio di mezzi aerei che non avevano bisogno né di benzina, né di gasolio, né di elettricità, perché utilizzavano il campo torsionale e il movimento dei magneti, quindi qualcosa di diverso.
che no, oltretutto nel movimento non faceva rumore ed è autoalimentata da che cosa? Da quel prana, da quell'energia sottile che esiste nel mondo. Quindi se lui è riuscito anche a immaginare qualcosa di questo genere, evidentemente aveva notizie o era riuscito a entrare con la sua capacità di analisi e di viaggio mentale in altre dimensioni, perché esistono le altre dimensioni. Posso intromettermi un attimo, così tanto riposi la voce? Dunque, volevo ricordarvi, ma voi senz'altro lo ricorderete, che noi abbiamo invitato qui a Parma parecchie volte il dottor Pavat di Trieste, che ha scritto e documentato molto efficacemente Il raggio della morte, un librone sul raggio della morte. Però molta gente, quando sente Il raggio della morte, ripeto, mi ripeto, ma voi mi conoscete, siamo in famiglia, i presenti sono sempre esclusi, però i presenti sono 30, i cretini sono 30 milioni. Che cos'è Il raggio della morte, fantascienza, sì, i marziani verdi. Il raggio della morte non è altro che una radiazione, correggimi se sbaglio, elettromagnetica che blocca completamente il ruotare degli elettroni su qualsiasi cosa che esiste, da un motore elettrico, da un motore a benzina, a gasolio, a querosene, dal cuore, perché noi tutti abbiamo, quando ci fanno l'elettrocardiogramma, si chiama elettrocardiogramma, elettroencefalogramma. Quindi il raggio della morte vuol dire che si ferma tutto, poi quello che è in alto che si ferma chiaramente cade, l'uomo muore, le piante muoiono anche loro, il sasso non muore, non posso dire che muore, ma sapete che anche il sasso esiste, perché ci sono gli elettroni che girano all'interno, altrimenti non lo vedremmo. Quindi il raggio della morte non è altro che un blocco dell'attività degli elettroni intorno al nucleo. Grazie per la precisazione. Grazie. Quindi torniamo proprio al fatto che, utilizzando il discorso del magnetismo e dei campi torsionali, perché ha scoperto i campi torsionali, la torre Wanderkreise è un emettitore di onde toroidali, e lui sostiene, che Nikola Tesla sostiene, che anche noi esseri umani siamo dei campi toroidali, e più siamo elevati spiritualmente, più il nostro campo personale toroidale aumenta. Ma guarda caso, lo dicono anche Veda, più una persona è elevata spirituale e spiritualmente, la sua area è molto più ampia, è molto più vasta. Quindi vedete le correlazioni, posso cambiare. La fobia dei numeri per Tesla, l'ha già un po' fatta vedere, ho ripreso una parte della sua slide, della Denny. Allora, mi sposto un attimo qui perché vi faccio vedere alcune cose. Allora, prima di tutto c'è stato uno studioso, Marco Rudin, che ha fatto un certo tipo di lavoro sui numeri, perché Nikola Tesla era fissato sui numeri, tant'è vero che lui, prima di entrare in un edificio, faceva 3 giri attorno all'edificio. Il numero delle camere d'albergo dovevano essere divisibili per 3. Quando mangiava e finiva, usava 18 tovaglioli. Quindi aveva un discorso anche dal punto di vista numerico. E perché il 369? Ma faccio un altro passo indietro. Il modello Vortex della teoria di Marco Rudin, che è recente,
non è altro che lo sviluppo dell'enneagramma che Gurdjieff ha rilevato. E l'enneagramma è un sistema spirituale, di cammino di evoluzione spirituale vedica. Quindi vedete quanto è antica, no? Quindi noi abbiamo questo cerchio che rappresenta l'universo e abbiamo i vari numeri. Però voi vedete che il 3, 9 e 6 non si incrociano mai con gli altri numeri, perché se noi facciamo 1 più 1 li fa 2, 2 più 2 fa 4, 4 più 4 8, 8 più 8 16, così all'infinito. In questa somma non abbiamo mai né il 3, né il 6, né il 9. Però se nel 16 noi facciamo 1 più 6 diventa 7. Diventa 7, e se noi facciamo 1 diviso 7 viene fuori un numero periodico che è 0,142857. Un numero periodico. Cosa vuol dire un numero periodico? Che va, si ripete all'infinito. Quindi il modello Vortex o enneagramma che si voglia chiamare rappresenta, come diceva prima Danny, il movimento, l'energia del movimento, perché se non c'è movimento non c'è vita. E quindi voi vedete che 3, 6, 9 non si incontrano mai, ma c'è il movimento che va dall'1 al 2, al 4, al 7, all'8, 6, 5, 1 e ritorna a rifare il giro. Nell'enneagramma la direzione della freccia indica il momento in cui noi a livello psicologico andiamo in defiance, quindi andiamo in stress. Quindi se noi seguiamo il tipo 1 va in 2 quando è in stress, ma quando va in perfetto funzionamento, in esaltazione, cambia movimento, quindi va verso il 5. Quindi questa è una forma di movimento che può essere in una direzione o nell'altra. E se noi andiamo a vedere il campo toroidale, vediamo che il campo toroidale in una parte il movimento è orario, dall'altro è antiorario, e in questo modo qui è riportato. E Tesla legava i numeri 3, 6, 9 a tre tipi di aspetti: l'energia, vibrazioni e frequenze, senza le quali non ci può essere vita. Ma se noi andiamo a vedere anche la serie di Fibonacci, vediamo che la serie di Fibonacci è il raddoppio della somma del numero precedente con quello antecedente, quindi 1 più 1 diventa 2, 2 più 1 diventa 3, 3 più 2 5, 5 più 3 8 e così all'infinito. Però noi vediamo che nella serie Fibonacci il 6 e il 9 non vengono fuori. E allora cosa vuol dire? Cosa rappresenta il 9? Rappresenta qualcosa che è molto più alto rispetto alla nostra dimensione. Oltretutto lì nella figura il 3 governa i numeri 4, 2, 1, mentre il 6 governa i numeri 5, 7, 8 e il 9. E il 9 è al di sopra di tutto. E a me diventa difficile immaginare che Nikola Tesla non abbia conosciuto questi aspetti, sia per averli letti da qualche parte, perché ha letto migliaia di libri, e Nikola Tesla bastava che leggesse un libro, si ricordava tutto, quindi aveva anche una memoria fenomenale. E poi l'ha portata dentro la sua vita. Quindi ecco perché molto probabilmente l'aspetto nei confronti dei numeri.
ma anche l'aspetto della Trinità, padre, madre, figlio, una creazione. Dove lo troviamo? Dove la troviamo la serie di Fibonacci nonché i frattali? Claudio ha fatto una proposta. Non suggerite voi che lo sapete, insomma. Cerchi nel grano non sono altro che questi messaggi tradotti in grano. Esatto. Quanti lo sapevano? Abbiate il coraggio di alzare la mano. Bene, andiamo avanti. Poi ha inventato il raggio viola. Perché ha inventato? Da cosa lo vedeva? Quando lui faceva gli esperimenti delle lampadine o della trasmissione della corrente senza filo, vedeva l'alone viola, no? E quindi perché? Perché nell'universo ci sono particelle che si muovono alla velocità della luce, queste particelle che si muovono alla velocità della luce sembra che assumano il colore viola. E oggi si fanno la terapia con le lampade del colore viola per curare, e ha tantissimi benefici di questo aspetto qui. La luce ultravioletta è uno dei più potenti antisettici che esistono naturali. Sì. Addirittura lo dico perché mi è rimasto un cuore 40 anni di lavoro in ospedale. E noi avevamo la camera con a raggi ultravioletti per la sterilizzazione permanente 24 ore al giorno, ma dovevamo entrare non con il camice di piombo ovviamente, ma con una schermatura di occhiali speciale, perché la luce ultravioletta può addirittura ledere il nervo ottico causando una retinite pigmentata attinica. Quindi, quando si parla di blu o di ultravioletto, siamo molto vicini a passare in un'altra dimensione. Sapete che la luce, noi vediamo della luce solo una parte intermedia molto piccola rispetto alla sua estensione. Da una parte c'è l'infrarosso, che è calore, e dall'altra parte c'è ultravioletto, che è invisibile ma completamente sterilizzato. Ok, andiamo avanti, andiamo verso la conclusione quasi. Se voi notate molti rotori e la torre Wendelknecht di Tesla assomigliano a dei toroidi. Vedete qui a fianco quella pietra a forma toroidale con quel cuneo? Sapete dove è stata scoperta, sono state viste? In Sudafrica, da Michael Tellinger, e ha misurato scientificamente che questo toroide di pietra, fatto in una pietra particolare, da una parte emette un certo tipo di energia, dall'altra no. E si ipotizza che utilizzavano questi toroidi per spostare le cose. Quindi l'energia. E la torre Wendelknecht a cosa serviva? A cosa sarebbe potuta servire? Quindi, vedete le correlazioni, no? Anche nelle due foto, la similitudine di questi aspetti. Andiamo avanti. Tesla e le piramidi. E Tesla ha detto che i campi di torsione sono potenti e avessero un significato per l'umanità, che lo dice lui, quel libro lì, che questo libro qui che vi ho fatto vedere, che potrebbero essere una fonte di potere per l'umanità.
Samos Vonagic ha misurato la potenza dell'energia del fascio di luce che esce dalla piramide del Sole con strumenti scientifici, che è 28 kHz. Sempre con alcuni studi scientifici è stato dimostrato che la torre Vanderbilt aveva la stessa potenza di 28 kHz. Qui vediamo i campi toroidali e se mi giri là, questa è una slide che Cristina Redi ha creato sulle indicazioni di Samos Vonagic che dimostra scientificamente quello che io vi ho appena detto. Quindi cosa aveva creato Nikola Tesla? E voi la risposta? La trasmissione dell'energia. Punto. Quindi vedete la stessa potenza. E naturalmente quelli che vendevano le lampadine si chiamavano Edison, di giorno di notte hanno distrutto la torre. Perché? Certo. Esatto. Andiamo avanti. Ah, questa è una sorpresa che pochi conoscono, che nessuno forse sa. Allora, questo Massimo Buzzinazzi, che è un radiestesista, ha fatto nel 2021 questa scoperta, è andato a Smiljan e ha scoperto prima di tutto che, scusate un attimo che prendo la penna che mi serve, che qui c'è la casa di Tesla, la casa di nascita, ma dietro c'è una chiesa e quindi la chiesa e la casa di Tesla sono allineate. Voi sapete che le chiese, soprattutto quelle antiche, venivano orientate ovest-est per un discorso energetico e guarda caso che l'energia della chiesa colpisce pienamente la casa dove è nato Tesla, quindi quando è nato ha subito queste energie. Ma voi mi direte, ma allora tutti dovrebbero essere dei geni in quelle condizioni? No, perché chi nasce con un ruolo ha la capacità di sviluppare questa roba. Chi invece ha un altro scopo nella vita percepisce le energie, le prende, ma non le sviluppa. Ma ancora di più, sul lato sud, ha scoperto che c'è una collina a forma piramidale e la casa e la chiesa sono sul lato nord di questa piramide. Voi sapete che dal lato nord delle piramidi esce un'energia positiva, dal lato sud esce l'energia chiamato verde negativo, che è quella che poi fa adesso mi sfugge il nome, seccare gli alimenti o qualunque cosa. Quindi vedete che anche dal punto di vista geografico noi esseri umani abbiamo queste influenze. Poi c'è chi le sviluppa e chi non le sviluppa. Se però noi siamo esseri che vengono in questo pianeta per un particolare ruolo, queste cose ci aiutano. E qui non ho messo poi la lettura del quadro astrologico di nascita di Tesla, se no avrei dovuto parlare ancora per mezz'ora e poi Giorgio mi avrebbe strappato i capelli perché parlavo troppo. Per cui c'è anche quell'aspetto lì. Possiamo andare avanti. E qua faccio un'altra considerazione. Quella lì è la foto della collina Bodanić. E dall'altra parte c'è la chiesa e la casa di Nicola.
Qua invece ho messo una mappa di Google, dove qui abbiamo Smilia e qui le piramidi, la piramide del sole di Visoko. In linea d'aria sono circa 230 km. Una piramide di questa potenza copre un raggio di centinaia di chilometri, quindi ritengo che ci siano state anche queste influenze particolari della piramide del sole di Visoko. Quindi insomma, questo per dire cosa? Quando io all'inizio parlavo dell'imprinting, quindi imprinting familiare di nascita, ma c'è stato anche un imprinting geologico, un imprinting naturale nei confronti di Nikola Tesla, che gli hanno dato la possibilità di realizzare quello che ha realizzato. Andiamo adesso avanti. Vi dicevo prima, più intelligente Einstein o Nikola Tesla? Io sono anche un radiestesista e mi sono divertito a utilizzare la scala Watkins, che è quella che rappresenta la caratteristica spirituale della persona, dove si va dall'infamia, rabbia, coraggio, ragione, amore, gioia, pace. Quindi più si sale nella scala, più la persona è elevata spiritualmente. Nikola Tesla, lì purtroppo non si vede, è nell'illuminazione con il valore 800. Io ho fatto diverse analisi su molte persone, massimo che ho trovato 500-550. Quindi vuol dire che è un essere nato con degli scopi particolari, questo dal punto di vista radiestesico. Poi ho utilizzato la scala del quadrante psichico di padre Bortone, dove indica l'intelligenza di una persona. È un quadrante che va da 0 a 100, dove lui ha paragonato 100 l'intelligenza e la potenza di Gesù Cristo e la Vergine Maria, secondo lui, è 98%, e 99%, il 98% ha trovato soltanto Dante Alighieri e Leonardo da Vinci, e io ho testato Nikola Tesla. Cosa mi è venuto fuori? 98%. Il nostro scienziato della relatività, e anche con Tesla ha avuto discussioni sulla relatività, perché Tesla ha dato un'impostazione diversa, ci troviamo al 88, questo per dire dell'intelligenza di Nikola Tesla. Questo era un po' il concetto, una visione un po' a 360 gradi, anche se su certi argomenti ho dovuto sorvolare. Io ci sono delle frasi molto importanti, profetiche di Nikola Tesla, le leggiamo velocemente insieme. Si può profetizzare con la fiducia di un Davide che saranno abili elettricisti a risolvere le battaglie del domani. Perché parla delle battaglie del domani? Perché lui voleva l'arma, il raggio della morte, proprio per impedire le guerre. E il più grande di tutti può essere visto sotto tre aspetti: diffusione dell'informazione, trasporto dell'energia, trasmissione dell'energia. Ma guardate caso, ho messo prima la diffusione dell'informazione, non soltanto un'informazione tipo questa, tipo quella dei giornali, perché si è scoperto che anche sia dal punto di vista della fisica quantistica, ma anche della radiestesia spirituale russa, tutto è informazione. Quindi lui ha messo prima l'informazione.
Nel giro di pochi anni un semplice ed economico dispositivo portatile permetterà a ciascuno di ricevere per terra, per mare, le notizie principali, di ascoltare un discorso, una lezione, una canzone o un'esecuzione strumentale, trasmessi da tutta altra parte del mondo. Nel fine 1800. Quindi all'inizio del 1900 aveva già detto queste cose. E tramite una individualizzazione ripetutamente riferita ai messaggi si può essere, che può essere non interferente, che non interferibile, quindi se noi tutti accendiamo il cellulare e parliamo in giro con qualcuno, non abbiamo interferenza. Queste invenzioni che ho descritto nelle pubblicazioni tecniche, quindi lui le aveva già descritte anche scientificamente, si propone di imitare in modo alquanto approssimativo il sistema nervoso del corpo umano. Che grandioso! Quindi conosceva anche il funzionamento del corpo umano. Possiamo andare? Questi sono un po' i libri più importanti secondo me. I primi due secondo me sono quelli veramente più importanti, la sua autobiografia. Questo è un DVD, ve lo consiglio, io ce l'ho, è molto raro, è molto caro quando si trova, però ve lo consiglio, se lo trovate prendetelo. È un DVD in due dischi. Bene. Vai. Bene, io adesso non mi resta che ringraziarvi per la pazienza che avete avuto. E ringrazio. Ringrazio il Centro Galileo, l'Avis per l'ospitalità, il mio amico Giorgio in particolare che ha avuto fiducia in me, Massimo Guareschi e Claudio Dell'Aglio, e poi la Penny. E poi c'è un altro che saluta adesso. Sì. C'è un altro che saluta. Sì, sì, sì. No, aspetta. La Penny, la Cristina Redi per i lavori, le foto che mi ha mandato, e indirettamente Semir Osmanagis e Michael Tellinger, e infine però permettetemi un saluto particolare, un ringraziamento particolare a Nikola Tesla. Grazie.